Gli abitanti di Castel di Guido si mobilitano a difesa di Don Luigi, il parroco della chiesa di Santo Spirito, sospeso dalla curia per presunte molestie, dopo le accuse di una fedele ritenute infamanti dal prelato. Da alcuni giorni Don Luigi è sciopero della fame. Sono 3 anni più che va avanti sta faccenda, Però non ho mai avuto giustizia, mai avuto interlocutori, non ho mai avuto nulla, arrivano solo sentenze che partono da nulla. Mi hanno mandato 2 signore, una è venuta a confessarsi, poi dicendo che io ho fatto delle avance, ma l'atto che io ho letto ha detto di una confessione strana, niente di più. Poi ha detto che io ho detto che la Madonna che anche la Madonna ha peccato, questo è un infantilismo. E poi adesso il vescovo, eccetera, pensano e dicono questo è matto. Queste sono le accuse che mi fanno. Le fa piacere questa mobilitazione da parte dei cittadini? Approfitto anche per ringraziare tutte le persone che, ma anche l'altra sera era piena la piazza, piena anche la chiesa a pregare, davvero. Però vorrei dire una cosa, che è un messaggio che lo mando per la prima volta, che nella chiesa dobbiamo stare attenti, perché da oggi qualunque prete può essere in qualunque momento attaccato con questo sistema. Basta una donna che vada a dire: ah, il prete mi ha fatto delle avances nel confessionale, e nessuno poi l'ascolta, lei non può, si nasconde dietro il segreto della confessione, e il vescovo gli dà conto del prete. E che appunto, chi va più a confessare adesso? Ci mobilitiamo tutti per dare solidarietà al nostro parroco, che qui nel territorio è stato uno dei promotori e sempre alla parte del popolo, dei più bisognosi. È una persona squisita, prima come uomo e anche soprattutto come prete, perché sta sempre dalla parte di chi c'ha bisogno. Io di testimonianze ne avrei parecchie per Don Luigi, perché io abito a fianco e vi posso dire che da quando c'è lui è risorta la Chiesa. Lui umanamente fa di tutto pur di aiutare la gente, specialmente quella proprio disabili, ragazzi con tanti problemi. Questa è una grande mobilitazione. È una grandissima mobilitazione che mette insieme veramente tutte le anime dei parrocchiani e non soltanto dei parrocchiani, dell'intero territorio di Castel di Guido. Ci stanno, e questa è una bellissima manifestazione, persone che comunque appartengono alla Chiesa, la frequentano, persone che non appartengono comunque a questa comunità cristiana, magari sono anche persone senza, non credenti o addirittura appartenenti ad altre religioni. E secondo me questo rafforza il senso civico, oltre che religioso, di questa mobilitazione. Questo sta a significare che siamo tutti con Don Luigi. Alcuni giorni fa Don Luigi aveva anche iniziato lo sciopero della sete, interrotto alcune ore fa anche grazie all'aiuto dei parrocchiani che lo hanno convinto. Da Castel di Guido per Canale 10, Paolo Leone.